Allora, cari amici, in un proseguo di tempo, cioè in qualche altro video che faremo in seguito, parleremo di questo ottimo numero, di questa ottima rivista. In questo numero c'è moltissima roba. Abbiamo eccezionale. Abbiamo letto un pezzettino. Questo numero qui ci sono moltissimi interventi di Alain de Benoist tradotti ovviamente in italiano. Adesso a noi interessa particolarmente continuare a svegliare i nostri amici italici, o almeno quelli che ci vogliono svegliare, perché gli facciamo vedere, anzi gli leggiamo due noticine che vale veramente la pena di conoscere, perché devono servire per far capire come stanno realmente le cose nel nostro paese, alla faccia di Napolitano o altri personaggi i quali hanno dichiarato che non ci sono mai stati rapporti tra Stato e mafia o Camorra. Parliamo di Bernardo Mattarella, va. Sì, no, quello ormai l'abbiamo santificato. No, tanto da dire Bernardo Mattarella. Sì, sì. San Bernardo da Mattarella. Da Mattarella in culo. Allora, forse potrebbe chiamare Mattarella in culo. Allora, il 24 luglio 1981 l'assessore Cirillo viene liberato. Oh, non sapete... però Cirillo, lo Stato paga la tangente. Sì. Moro no. È interessante questa cosa, no? Allora. Per Moro non si tratta con la delinquenza, allora, con i brigadisti. Con Cirillo sì. Diciamo che queste Cirillo sia stato rapito il 27 aprile 1981 dalle cosiddette Brigate Rosse. A questo esito non si giunge dopo un'efficace opera di intelligence, no, istantaneamente, né dopo una brillante azione di polizia. Vi si giunge dopo trattative condotte da funzionari dello Stato e uomini politici con camorristi e brigatisti. Tre anni prima, durante il tragico sequestro dell'onorevole Moro, il mondo politico Letto, e giuro. Lo stesso partito dello statista avevano respinto qualsiasi ipotesi di trattativa con i terroristi. La negoziazione, decisamente smentita nei primi tempi, è oggi riconosciuta senza infingimenti. Nelle audizioni che si sono svolte davanti alla Commissione parlamentare antimafia, il prefetto Parisi e il generale May, che allora dirigevano i servizi di sicurezza, hanno esplicitamente riconosciuto, così come ha fatto anche l'onorevole Vincenzo Scotti, te lo consiglio, di origine partenopea, drogato, che qualcuno trattò con le PR. Drogato, condannato a 2 anni per spaccio di droga. Condannato a 2 anni per la truffa sui cosa dice giochetti i bingo, sì, sì. E adesso non ha mai fatto un giorno di galera, sì. E a piede libero, di una famosa università internazionale, sì, è rettore di una famosa molto famosa molto famosa università internazionale. E fa parte pure di istituzioni varie internazionali, fra cui anche i Cavalieri di Malta. Allora, i Cavalieri di Malta. La Malta, sai, quella per fare la gara, la Malta c'è anche due definizioni. C'è un'isola che si chiama Malta, ma c'è una Malta che si chiama Malta. Allora lui nel caso particolare ha a che fare con la seconda definizione in ogni caso. Muratore. Ha esplicitamente riconosciuto, così come ha fatto anche l'onorevole Vincenzo Scotti, ricordiamoci che Vincenzo Scotti venne nominato ministro dell'interno quando finì il soprapotere, il superpotere della mafia. È stato pure ministro dell'interno. È stato anche vicepresidente del Consiglio dei Ministri. Quando il potere passò dalla mafia, che fino allora, a cominciare dal ministro Scelba fino al ministro Restivo, gestiva il Ministero dell'Interno. Il passaggio dal
gestione mafiosa del Ministero dell'Interno alla gestione camorristica del Ministero dell'Interno ha corrisposto con la nomina di Vincenzo Scotti a ministro, va bene? Dicesse il contrario, e che qualcuno trattò con Cutolo e con le Brigate Rosse. Alle stesse conclusioni, con ulteriori approfondimenti sul ruolo dei servizi e sui contatti con settori della Democrazia Cristiana, sono giunti gli accertamenti giudiziari volti a ricostruire le condotte estorsive poste in essere da Raffaele Cutolo ed altri camorristi in relazione al rilascio dell'assessore Cirillo. Il Comitato Parlamentare per i Servizi di Informazione, allora io ero un carissimo amico di un medico della Mutua, di origine siciliana, che aveva moltissime conoscenze, operava qui a Roma e faceva parte di quel gruppo di cittadini italiani, siciliani, che erano stati importati, reimportati in Italia dalla Tunisia a fine della guerra. E costui fu invitato ai festeggiamenti per il ritorno di Cirillo e mi raccontava che veramente ci si sentiva male dalla gente che c'era a quei festeggiamenti. Dice, non hai idea di che razza di gente c'era. Allora, assieme a un noto esponente democristiano di origine però veneta, però naturalizzato napoletano. Chi vuole intendere, intenda. Il Comitato Parlamentare per i Servizi di Informazione e Sicurezza, con un'approfondita relazione redatta dal Presidente, senatore repubblicano Libero Gualtieri, romagnolo, ecco quella classica persona brava che serve per tappabuchi, no? Fumo negli occhi. Esattamente, fumo negli occhi. Una buona immagine, capito? Sì, una buona immagine, senza traffici di nessun genere. Comunque adesso hanno messo un Ravennate a capo dell'ABI, no? Anche quella era una persona affidabilissima. Patuelli? Sì. È una persona affidabilissima, liberale da sempre. Ha sempre fatto parte dei giri liberali, quindi Confindustria, Compagnia Cantante. Ma non è una persona su cui si possa dire qualcosa. Potrebbe essere condannato, io lo condannerei immediatamente alla fucilazione, ma per ignavia. Ma non per partecipazione attiva a questa operazione. Quelli che sono buoni perché non sono capaci. Sono buoni perché non sono capaci a delinquere. Esattamente. Non perché sono buoni perché. No, vabbè, per gentiluomini. Presentato il 10 ottobre 1984 riguardante l'operato dei servizi nelle vicende Cirillo, aveva messo a fuoco i caratteri principali della trattativa. Essa, secondo quella ricostruzione, sarebbe stata condotta da elementi del SISMI con gravi deviazioni dai compiti istituzionali. Il riscatto da pagarsi alle Brigate Rosse, attenzione, perché leggo questa frase di un libro che ha circa 200 pagine. Il riscatto da pagarsi alle Brigate Rosse, precisa la relazione Gualtieri, costituiva solo una parte della partita, e la concessione di contropartite di altro tipo ai clan camorristici di Cutolo, elevati a rango di intermediarie tra lo Stato e le formazioni terroristiche, era altrettanto necessaria. Allora, non solo questi test de cazzo, sti mascalzoni, sti delinquenti avevano la collusione con la Camorra, ma la Camorra era stata nominata intermediaria con le Brigate Rosse, cioè Camorra, CIA, perché le Brigate Rosse sappiamo perfettamente che era la CIA. Quindi CIA, Mossad e CIA. Mossad, Camorra, no, Stato italiano. Mossad, CIA e anche MI. Esattamente. Chiaro? E Stato italiano tramite la Camorra. Ma la Camorra quindi era molto importante. Quindi Cirillo, che come dicevi tu prima Mario, risulta essere ancora in prigione. Cutolo. Cutolo. Quello c'ha sicuramente la suite. Ha una suite, gli danno le donne, gli danno quello che vuole, ma soprattutto la sicurezza fisica. Questa è la cosa più importante. Le prigioni, meno che certi, che per certi nemici di Cutolo, che leggeremo un'altra volta,
sono un'assicurazione vita. Ricordiamoci che però la prigione, e lo ripeto, per i nemici di Cutolo rappresentano la condanna a morte. Risulta oggi che i cardini della trattativa furono due: l'impegno del boss camorrista ad intervenire sui brigatisti per trovare un accordo ed ottenere la liberazione del sequestrato, la promessa di benefici non patrimoniali a favore di Cutolo e della sua organizzazione. Per cui quando noi ci dicono l'Italia è il paese più cattolico che ci sia, è vero, perché l'intercessione che fa il Papa per andare in paradiso, no? A base di denaro, è esattamente l'equivalente dell'intercessione di Cutolo per la liberazione di Cutolo per la liberazione di Cirillo, o no? Che non è San Cirillo, è un altro, ma probabilmente meno stronzo di San Cirillo, diciamolo almeno questo, Dopo i primi contatti fu escluso che Cutolo potesse fornire indicazioni utili a scoprire il luogo ove era custodito Cirillo, e fu chiaro che il camorrista era disponibile soltanto ad una trattativa con i terroristi, quindi solo per la trattativa, perché Cutolo non sapeva dove era detenuto Cirillo, magari era nella stessa cella di Cutolo, noi non possiamo saperlo, no? Nascosto. Ciò emerge dalle dichiarazioni dell'avvocato Gangemi e di Giuliano Granata, oltre che dai caratteri dell'incontro del 2 maggio, così come è stato ricostruito nell'ordinanza del giudice istruttore Alemi. Il prefetto Parisi, te lo consiglio, se hai bisogno di un consiglio, rivolgiti a Parisi, ha costantemente sostenuto di aver impartito direttive secondo le quali il Cutolo doveva essere contattato dal personale del CISDE soltanto a fini informativi, volti all'individuazione del covo prigione e dei brigatisti per giungere così alla liberazione dell'ostaggio e alla cattura dei responsabili. Ma questo non è in contrasto con quanto risulta, non è in contrasto con quanto risulta alla Commissione, perché il CISDE, come noto, dopo i primi contatti, fu sostituito dal CISMI. E con questo io chiudo, cari amici, perché il CISMI, con i suoi contatti attraverso gli agenti fiduciari, che sono quelli della Camorra di Cutolo, poteva sapere benissimo dove erano i covi, no? Delle Brigate Rosse. Com'è che non hanno mai saputo? Com'è che non si sono mai informati? Com'è che l'unica cosa che gli interessava era la liberazione di Cirillo, un ombiciattolo così, trafficante del basso conio, amico di questo, di quello e di quant'altro, tipico democratico. È ancora in pista? Certo, e questo poi togliere dalla circolazione Cirillo, e allora va per aria tutto il sistema ecclesiastico, cari signori, e le benedizioni del Padre Eterno per intercessione di Papa Francesco, niente meno. Dopodiché, cari amici, io vi saluto, fra poco suonerà la campanella che ci deve ricordare che suona anche per noi, e in attesa che suoni la campanella, è strano, non suona. È in ritardo di qualche minuto. È strano. Aspettiamo la campanella. No, ma il bello è che la vita del villaggio era organizzata fino a 50 anni fa sul rintocco della campana. Certo. Uno sentiva il vespro e ritornava. Quando io dormivo nella casa dei miei nonni, nel centro di Ravenna, sentivi Santa Apollinare che batteva. No, è Santa Apollinare, era del comune. Ah. Era l'orologio del comune, che è sito nella piazza centrale, che stava a due passi da dove abitavo io. E per me è rappresentato sempre un piacere, un senso di appartenenza, di appartenenza, di riposo, di qualcosa che vigilava sui miei sonni. Devo dire che effettivamente ti dava un senso della dimensione. E suonava ogni mezz'ora. Dopodiché, siccome evidentemente il buon Dio si è indispettito, no, delle nostre considerazioni sul suo conto, le nostre laiche e oscene, sì. ma pure, pensa un sì. po' che contraddizione. Allora, noi siamo osceni ma puri nell'oscenità, perché denunciamo l'oscenità, non partecipiamo all'oscenità. Niente, cari amici,
vicini o lontani. San Campana. So long, sempre San, so San long. Campana, San Campanella, che non è Tommaso, San Campanella, niente da fare. Non ci vuole aiutare e noi senza il suo batocchio ce ne andiamo comunque lo stesso. Andiamo a pranzo, anche a voi. Salutatemi il batocchio.